Sono così contenta, siamo più di 100 sul mio canale YouTube. Sono Noemi Marcialis, una psicologa clinica e futura storica dell'arte. Amo esplorare e raccontare la città di Roma e quando è stato indetto l'isolamento preventivo, su suggerimento di un'amica ho creato prima un gruppo WhatsApp e poi un canale YouTube sul quale condividere alcuni video centrati sull'arte, sulla storia e sull'archeologia di Roma. Vi presento la mia amica. Sono nata a Roma e cresciuta anche a Roma, eppure, come mi ha spiegato il palatino Noemi, non me l'aveva spiegato mai nessuno. È il ninfeo della pioggia. Bellissimo. E tutto quello che non mi ha spiegato in presenza, me l'ha spiegato con i suoi video, soprattutto il Mosè, il Caravaggio, tutti aspetti di Roma che io non conoscevo, non così approfonditamente. Grazie, Noemi. E dal momento che in quel periodo non si poteva uscire di casa, c'è stata un'altra persona strategica per aiutarmi a tessere insieme il materiale. Ve la presento. Noemi ha una voce che ti avvolge come un massaggio rilassante. È bellissimo starla ad ascoltare perché proprio ti tranquillizza l'anima. Quando mi ha chiesto tempo fa di aiutarla a ripescare tutti quanti i filmati che lei metteva su Facebook, ho accettato subito perché conosco molto bene il computer e ho detto adesso ti aiuto io perché se tu ti metti su YouTube spacchi. È un canale di cultura. Dove però non ci si annoia a vedere i video, non durano molto, sono video molto flash, diretti e anche molto giocosi. Quindi grande Noemi, continua così. Se sei già una mia iscritta o un mio iscritto, grazie. Se mi vedi oggi per la prima volta, ti invito a fare parte della nostra comunità. Mi trovi su Facebook con uno pseudonimo letterario, Aspasia Etera, oppure sulla fanpage Roma la mia esperienza. O infine, sarei molto contenta di averti come iscritta o iscritto sul mio canale YouTube, Noemi Marcialis. Sento forte l'istanza di condividere con te le mie conoscenze e appresterò per te dei contenuti di valore, di carattere storico-artistico e psicologico. Grazie per l'attenzione che mi hai dedicato, baci e benedizioni.